prevista dal 21 al 24 agosto l'undicesima edizione del Paese dei Balocchi. Questa mattina alla Mediateca Montanari è stata presentata un'iniziativa che vede coinvolgere diverse associazioni ma anche privati del territorio. Si tratta di questa collaborazione con la Mediateca Montanari, questo luogo splendido della città di Fano e grazie alla loro collaborazione, alla loro volontà di collaborare col Paese dei Balocchi ne è uscita una idea di coinvolgere i bambini ma anche gli adulti a questi appuntamenti che sono dedicati al tema di quest'anno che è l'energia, che partiranno domani 26 di giugno e finiranno il 7 di agosto. Sono degli appuntamenti tutti i giovedì molto importanti e soprattutto preparatori all'evento del Paese dei Balocchi che si terrà dal 21 al 24 agosto. Quest'anno c'è anche la possibilità per tutti di collaborare con Adotta un Progetto. Abbiamo cercato di mettere insieme di dare la possibilità a delle persone oppure delle società, delle aziende di portare all'interno del Paese dei Balocchi delle idee e di sostenerle, quindi sostenerle economicamente ma anche in maniera di partnership. E quindi questa cosa è una possibilità in più affinché chi ha un'idea positiva e anche nuova può portarla al Paese dei Balocchi. Sta avvenendo in questo momento che un'attività fanese sostenga un progetto di filosofia con i bambini, quindi un laboratorio di filosofia con i bambini. Quindi è una cosa molto interessante e questa idea ci è venuta direttamente da questa attività. Una delle novità che riguarda il tema di quest'anno è quello dell'energia rivoluzionaria dal punto di vista astratto della forza che muove il mondo. Questa è una fase della vita della nostra città dove ci vogliono sicuramente molte energie, ma dove bisogna avere anche l'umiltà e l'intelligenza di attivare le sinergie giuste. Le sinergie tra le istituzioni, in questo caso la Mediateca Montanari, il Comune di Fano, le realtà più vive del mondo economico di questa città, penso ad esempio alla BCC, all'Istituto di Credito e anche al mondo dell'associazionismo, in primo luogo il Paese dei Balocchi che da anni sta svolgendo un ruolo egregio nella nostra città, annullando anche quella che era la differenza che per tanti anni si è avvertita tra centro e periferie. E questo per realizzare dei progetti che hanno sicuramente una forte valenza culturale ma anche una forte valenza sociale, nel senso che ridefiniscono gli spazi, i luoghi, le buone pratiche attraverso le quali la comunità si incontra e cresce, avendo un occhio di riguardo, come in questo caso, per i più piccoli, cioè per le bambine e i bambini.